Ciao Dendruti, in questo video vi mostrerò come registrare dal nostro schermo e effettuare screenshot. Innanzitutto bisogna avere un programma che ci consente di farlo, diciamo i più famosi sono CamStudio, Screencast, Fraps, ScreenFlow e Overwolf. Oggi lo farò con Overwolf che possiamo scaricare tramite TeamSpeak. Aprendo TeamSpeak possiamo notare questa icona rossa che sarebbe proprio che ci consente di scaricare Overwolf e quindi possiamo fare tutto da lì. Una volta fatta questa operazione, ci appare direttamente l'icona che se noi apriamo ci consente innanzitutto di creare un nostro account, però volendo possiamo anche skipparlo, quindi possiamo utilizzarlo lo stesso. E si apre soprattutto questo widget sulla sinistra dove possiamo scegliere la nostra skin. Le impostazioni, che ci sono diverse scelte che ci consente di fare, ad esempio tutte le opzioni riguardanti video, il suono e le notifiche che vogliamo ricevere, anche i tasti di scelta rapida. Con il nostro account possiamo creare la nostra chat di amici. Poi, per quanto riguarda il linguaggio, ce ne sono diverse, tra cui anche l'italiano. Salviamo a seconda delle nostre preferenze. Quando dobbiamo registrare, dobbiamo cliccare qui, acquisizione video. Che una volta aperta ci si apre questo widget in alto a sinistra dove possiamo scegliere qui sulla destra di fare video, invece sulla sinistra di fare semplicemente degli screenshot. Una volta che abbiamo terminato di riprendere o di fare foto, cliccando qui possiamo rivedere il nostro lavoro come è uscito. Quindi diciamo un'operazione abbastanza facile, spero di esservi stato utile, al prossimo video da Andrew T. Ciao a tutti!